Partito quando vuoi. 3-2-1. Allora, Pio Amedeo da dove nasce come Pò uno Scoglio? Innanzitutto da Battisti. No, non nasce da Battisti. Sì, La risposta è dici giusta. Può sembrare una cazzata, ma è No, no. così. Non Non nasce da nasce da Battisti, Battisti. non è una citazione a Battisti, è Ma certo che è una un'ipercole. citazione a Sì, ma non Battisti. nel film, perché non abbiamo la colonna sonora di Allora, la Battisti. verità è che noi non l'abbiamo capito il titolo. Cioè, nel senso, noi abbiamo chiesto a Gennaro Nunziani: Gennaro, ma perché sto titolo? Cioè, me l'ha spiegato. Dopo avermelo spiegato, io non l'ho capito comunque. Io invece l'ho Cioè, capito benissimo. capito? Sì, l'ho capito, però non voglio spiegarlo. E diglielo, Non mi scusa, va sta a chiedere. di spiegare. Vabbè, lo Non l'abbiamo scoglio. capito, ragazzi. Prova a capirlo, prova a interpretarlo. Ecco, lo scoglio è un po' l'ostacolo che c'è nella vita. Ecco, nel suo caso, in questo film, lui è il figlio di un industriale che gli ha pianificato tutta la vita. Quindi l'ostacolo è proprio quello: è avergli pianificato così tante cose e averlo reso così tanto debole che non riesce ad affrontare appunto tutte le insidie della vita. Poi arrivo io che invece ne ho passate di cotte e di crude, quindi lo sveglio un attimino. Quindi diciamo che lui è un uomo di scoglio, io un uomo di sabbia, io sono un uomo abituato a camminare sul velluto e lui è un uomo di scoglio. E mi insegna a camminare su questi scogli, quindi mi insegna Ma sai che non è male involontariamente. sto titolo? E questo è bello, Perché adesso te l'ho spiegato. Adesso. Sai che non è male. Non Quindi mi l'avevo capito insegna ad prima. affrontare la vita. Parlando con te lo sto capendo il titolo. Anzi, grazie. Dici grazie, Hai grazie a te capito? abbiamo Ah, ecco scoperto perché come può. come può uno scoglio arginare il mare, se Non uno pensa alla avevo. citazione, è questo. Allora, per chiudere, che tipo di spettatori siete invece voi? Qual è il vostro cult del cuore? Ma Ma del cuore, noi noi. siamo degli amanti della commedia, da Lino Banfi, Docet su tutto, Troisi, insomma, siamo un pubblico molto attento, ma allo stesso tempo quando andiamo al cinema vogliamo ridere, vogliamo divertirci, vogliamo appassionarci alla storia. Non siamo, insomma, puntigliosi lì nel trovare difetti. Se una cosa fa ridere, valutiamo ovviamente la commedia, fa ridere, punto e Ma al basta. di là poi della commedia, noi guardiamo tutto, davvero, guardiamo dalla commedia anni 80, lui ha citato Lino Banfi, ma fino a dei film molto più impegnativi, impegnati, ecco, quindi cerchiamo di guardare un po' tutto, perché poi trovi anche la comicità, gli spunti per la comicità li trovi anche nelle opere un po' Ma più sì, ma basta complesse. vedere l'ultimo della Cortellesi, che è un capolavoro, e ci sono dei momenti in cui si piange e dei momenti in cui si ride. Quindi se una cosa è bella, è oggettivamente bella. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Oh, è stato veloce, eh? Madò, raga, fatelo Star Wars Static!